Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video di DigitFox World Informatica. In questo video andremo a vedere importazione di dati. Iniziamo con una piccola introduzione. In molti casi i dati di altre applicazioni vengono importati in una cartella di lavoro di Excel e valutati con il medesimo Excel. Ad esempio sotto forma di tabelle pivot che abbiamo già visto in un altro video sempre su questo canale. Sono disponibili le seguenti opzioni per l'accesso ai dati o l'importazione da altri formati di file. Alcuni formati di file vengono automaticamente riconosciuti da Excel quando vengono aperti e, nella maggior parte dei casi, possono essere aperti correttamente con l'aiuto di una conversione. Ciò include, ad esempio, cartelle di lavoro create con versioni precedenti di Excel, ma anche file di testo. L'accesso a fonti di dati esterne tramite collegamenti offre il vantaggio di poter aggiornare rapidamente i dati. I formati di file non possono scambiare dati direttamente tra applicazioni diverse, quindi i formati intermedi ci aiuteranno a farlo. Adesso vi mostrerò un tipo di formato file .txt con il quale andremo a usare per l'importazione di dati. Ci sono anche altri tipi di formati di testo, come per esempio i file .csv, che però non andremo a vedere oggi. Oggi ci concentriamo solamente sui formati di testo .txt, che adesso andremo a vedere. Ne ho preparato uno di fantasia qui per voi. Questo di solito è un formato di testo in cui i valori delle singole colonne sono separati da determinati caratteri. La formattazione viene persa qui, ma i dati stessi vengono conservati. I formati più comuni sono i file di testo con estensione, appunto in questo caso il .txt, come volete vedere, con valori separati da punto e virgola. Abbiamo sia punto e virgola, ma usiamo anche come separatore le virgolette. Comunque, entrambi i tipi di file .txt, come il .csv, possono essere aperti con Excel e i valori vengono trasferiti in colonne. Quindi iniziamo adesso a trasferire questi dati da questo file .txt in Excel. Andiamo a aprire quindi Excel. Il mio Excel è in inglese, comunque io tradurrò in italiano pari pari. Andiamo quindi ad aprire la finestra al file dove si trova questo formato di testo .txt. Ora si aprirà questa finestra con uno sfondo, il mio sfondo è nero, voi avrete lo sfondo bianco. Qui in basso a destra potete aprire questa finestrella dove ci saranno diverse opzioni e tipi di formati file. Sceglieremo All Files, o quindi tutti i files. Ed ecco che apparirà appunto il nostro formato di file .txt che vogliamo quindi andare ad aprire. Cosa succederà? Excel avvierà automaticamente la procedura guidata di conversione del testo, che ci guiderà attraverso l'importazione in vari passaggi che poi andrò a dimostrare in questo video. Possiamo anche ingrandire in modo da poter vedere bene. Anche qui possiamo vedere è tutto scritto in inglese, comunque io tradurrò per voi piano piano. Quindi in questa parte che è, diciamo, default, come delimitare, possiamo lasciarlo così, quindi non dobbiamo cambiare assolutamente niente. In questa parte qua possiamo selezionare
i miei dati hanno intestazioni, ed è questo quello che significa. Quindi se i dati hanno intestazioni andremo a selezionarlo. Qui potremo già vedere i dati sono predisposti. Quindi procediamo avanti. In questa fase avremo i delimitatori, tab, semicolon, che appunto sono punto e virgola in italiano, virgola, spazio e altro. Possiamo aggiungere altro a nostro piacimento. In questo caso abbiamo punto e virgola come separatore, quindi sceglieremo punto e virgola. Controlleremo velocemente se tutto è a posto e potremo procedere avanti. In questa fase vedremo qua, possiamo formattare le diverse colonne, eccetera, cambiare la data. In questo caso abbiamo giorno, mese, anno, possiamo averne altre, mese, giorno, anno, eccetera, eccetera. Lasciamo pure giorno, mese, anno, come è qui. Qui abbiamo la possibilità avanzate, nella quale si aprirà una finestrella e avremo i separatori decimali o i separatori millesimali. Possiamo per esempio scegliere i separatori decimali, possiamo decidere di mettere un punto, e per i separatori millesimali possiamo decidere di lasciare o mettere una virgola. Confermiamo con OK e quindi con finish, in questo caso terminato, possiamo confermare. Togliamo il magnifier ed ecco che potete vedere che i dati sono stati convertiti in questo foglio di calcolo Excel attraverso la procedura guidata di conversione del testo. E qui possiamo, nel foglio di calcolo Excel, andiamo a ingrandirlo, possiamo formattare tranquillamente i nostri dati che, diciamo così, sono stati catapultati. Possiamo controllare se sono completi. Possiamo anche formattare cambiando i colori. Possiamo cambiare il tipo di scrittura. Ed ecco, quindi siamo partiti da un testo file .txt e con all'interno dei dati che sono stati quindi facilmente importati in questo foglio di calcolo Excel attraverso la procedura che abbiamo visto, o la procedura guidata di conversione di testo. Bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia chiaro e ci rivediamo alla prossima puntata per un nuovo avvincente video qui sullo stesso canale, DigitFox Informatica. Se vi piacciono i miei video, se volete potete iscrivervi al mio canale, altrimenti datemi un click, un thumbs up e ci rivediamo alla prossima. Grazie ancora da tutti, DigitFox World Informatica, a presto, ciao ragazzi.